Benvenuti alla tribuna elettorale di Rete 8. Il 14 e 15 maggio si tornerà al voto per il rinnovo dei sindaci e dei consigli comunali in 31 comuni abruzzesi, tra i quali c'è Pianella. Si trova in provincia di Pescara, conta 8.560 abitanti e quindi non è previsto il turno di ballottaggio. Conosciamo subito i candidati a sindaco. Uno di loro prenderà il posto dell'uscente Sandro Marinelli, che ha guidato il comune per 10 anni. Vi presento subito in ordine alfabetico i due candidati. Francesco Chiarieri ha 34 anni, presidente del Consiglio Comunale uscente e sostenuto dalla lista Insieme Oggi per il Domani, imprenditore agricolo, laureato in viticoltura ed enologia, gestisce l'azienda vinicola di famiglia, è sposato e padre di 2 figli. Benvenuto. Grazie. Taddeo Manella ha 61 anni, è avvocato del Foro di Pescara ed è sostenuto dalla lista Amore per Pianella. Nel 1996 e poi di nuovo nel 2000 è stato consigliere e assessore alle attività produttive e alle politiche sociali. È sposato e padre di 3 figli. Benvenuto. Grazie. Ora iniziamo il confronto tra i due candidati che risponderanno alle mie domande, che sono le stesse per entrambi. Hanno a disposizione ciascuno 2 minuti e 30 secondi. La tribuna elettorale durerà circa 30 minuti e abbiamo, prima di iniziare, effettuato un sorteggio per stabilire chi sarà il primo a rispondere alle domande. Poi a metà trasmissione invertiremo l'ordine per poter garantire a entrambi i candidati la par condicio. E inizio con, secondo il sorteggio, con Taddeo Manella, ma la domanda, come vi dicevo, è la medesima per entrambi: opere pubbliche e gestione del territorio. Quali sono le proposte progettuali per il comune di Pianella? Grazie della domanda. Le opere pubbliche sono un'essenzialità per ogni territorio, evidentemente. A me mi preme molto, prima delle altre, la riqualificazione dei centri storici di Pianella, ma anche delle altre 2 comunità, di Cerratina e di Castellana. Riqualificare un centro storico oggi è fondamentale. Se pensiamo ai paesini umbri e della Toscana, noi non abbiamo nulla a che invidiare. Siamo a ridosso da Pescara, ma siamo un paese carino, molto carino, nell'ambito, nell'entroterra e sulle colline vestine. Quindi un miglioramento della vivibilità nei centri storici, della residenzialità, dei negozi, delle vie, tutto ciò che può rendere importante vivere il centro storico al pianellese e al turista. Questo è fondamentale. Poi l'efficientamento anche dell'utilizzo dell'energia elettrica. Dal 2015 ad oggi i costi sono più che raddoppiati, quindi è necessario un efficientamento di tutti gli impianti. Poi una cosa molto importante, su cui punto molto, è una sala multifunzionale per le assemblee. Noi purtroppo a Pianella da tantissimi anni non abbiamo più un luogo dove fare un convegno, un'assemblea, una riunione. Prima avevamo un vecchio cinema dei frati, purtroppo il terremoto ci ha tolto, da allora non ne abbiamo più. Poi la pedonalizzazione tra Castellana Alta e Castellana Bassa, la riqualificazione dell'ex tabacchificio di Cerratina. Un grande progetto anche a Pianella per quanto riguarda poi il vecchio salumificio, ma anche altre opere importanti come il Teatro Comunale, il Palazzo De Caro e tante altre opere da riqualificare, anche in relazione alla scuola, ma di cui parleremo magari dopo. Le opere pubbliche sono necessarie, se penso ad esempio al sistema fognario in alcuni territori, soprattutto nelle frazioni, in collaborazione naturalmente con gli enti preposti.
Le opere pubbliche sono essenziali, sono state fatte da ogni sindaco che si è succeduto da quando mi ricordo ero bambino, e quindi tutti gli altri sindaci devono operare in questo senso per dare possibilità e vivibilità ai loro cittadini. Chiarieri, opere pubbliche, quali proposte progettuali? Sì, grazie innanzitutto della grande possibilità che ci concedete oggi per fare questo confronto tra noi. Io ribadisco, sono uscente dall'attuale maggioranza, ho rivestito il ruolo di Presidente del Consiglio, ho avuto delega all'agricoltura per tutti i 5 anni, delega al bilancio nell'ultimo triennio. Non posso negare che la nostra maggioranza si è distinta nella realizzazione di tante opere e belle opere pubbliche. Siamo stati in grado di percepire in anticipo le naturali vocazioni delle nostre aree, sia di Pianella Capoluogo, sia di Ceratina, sia di Castellana. Partendo da Pianella abbiamo subito apprezzato quella che potrebbe essere la sua vocazione turistica e culturale, e per questo abbiamo già nel nostro programma delle opere triennali la ristrutturazione di Palazzo De Caro e Mercato Vestino attraverso il progetto Comunità Vestina dei Saperi e dei Sapori. Questo progetto è un progetto che prevede un investimento di circa 1.400.000 euro, cofinanziati da 3 enti, Comune di Pianella, Regione Abruzzo e Consiglio dei Ministri. Da qui a qualche giorno inizieranno i lavori di ristrutturazione che permetteranno appunto di riqualificare il Palazzo De Caro, che sarà meta culturale, e il Mercato Vestino, che sarà invece meta commerciale. Sembrano due strutture distinte tra loro, ma in realtà sono strettamente correlate, perché condividono entrambe il fatto di essere grande meta commerciale e turistica. Per quanto riguarda Castellana, è chiaro che non possiamo negare la sua grande vocazione agricola. Basta vedere Castellana per capire che è completamente coperta da vigneti, oliveti, colture agricole di ogni tipologia. Però abbiamo anche capito che è bello vivere i paesaggi di Castellana a passeggio. Quindi, se da qualche settimana abbiamo concluso la realizzazione di un marciapiede che costeggia la via principale di Castellana nella parte bassa della frazione, nel nostro programma abbiamo inserito il prolungamento di questo marciapiede nella parte alta della frazione. Abbiamo inserito il cosiddetto Belvedere Mare Monti, un percorso pedonale ma anche salute per i più sportivi, che vorrà collegare la piazza principale di Castellana al parco pubblico di Castellana. Ceratina, per la sua geolocalizzazione, rappresenta una grande area industriale. Questa è stata valorizzata dalla nostra amministrazione con investimenti che hanno raggiunto anche 1.200.000 euro, zona industriale completamente appetibile a imprenditori locali e non solo. Abbiamo però intenzione anche di implementarne l'istruzione con la realizzazione della scuola 4.0. E a proposito di scuole, i giovani sono il nostro futuro. Cosa proponete per migliorare le scuole e i servizi legati all'istruzione? Ricomincio con Manella. Bene, grazie. Al di là della scuola 4.0, che in 10 anni non è stata realizzata, ma è fondamentale senz'altro ottimizzare il nostro polo scolastico, sia a Pianella, ma soprattutto a Ceratina, che è stata molto penalizzata in questi anni. Ottimizzare il polo scolastico che per tanto tempo è stato meta soltanto di cantieri, e quindi i bambini sono stati, diciamo, un po' penalizzati in questo senso. A me la nostra squadra piacerebbe molto studiare la possibilità di collocare la scuola materna in un'area importante del paese, cioè la ex ASL Santa Lucia, dove ci sarebbe spazio per una scuola materna in mezzo al verde, con un giardino e non con un cemento pitturato. Oltretutto, la scuola materna sarà presto, sopra la scuola materna ci verranno collocati altri servizi, quindi una commistione tra bambini e altri servizi non la vedo realizzabile. Una scuola invece in un luogo adatto, tranquillo, sereno, dove non passano, non c'è traffico, per noi sarebbe auspicabile. Ecco perché porremo allo studio questa fattibilità e troveremo senz'altro strade di finanziamenti, possibilmente regionali e nazionali, per attuare questo grosso disegno. Per il resto, chiaramente bisogna ottimizzare le aree, soprattutto nell'area scuola, che viene per cui soffriscono i ragazzi anche nel dopo scuola, nel pomeriggio, molto importante. Ma io mi orienterei anche fondamentalmente su corsi di orientamento, perché penso anche alla scuola come corsi di orientamento per le terze medie, per scegliere un loro futuro. Oppure, e soprattutto la collaborazione con gli organismi scolastici.
I giovani, che dire di giovani? Molto importante la posizione dei giovani. I giovani devono continuare a vivere sul nostro territorio e per fare ciò dobbiamo riportare lavoro a Pianella. Sono da oltre 10 anni che non si creano posti di lavoro. È necessario portare insediamenti produttivi nel nostro territorio, creare servizi terziario perché i giovani possono vivere nel nostro territorio, non soltanto nello sport e nelle associazioni, ma anche nel lavoro. Chiarieri, cosa intendete fare per migliorare i servizi e l'istruzione e soprattutto per i giovani? Sì, io grazie, ripartirei proprio da Cerratina e dalla scuola 4.0, che è un concetto totalmente innovativo, un concetto di istruzione ibrida che vuole mettere insieme gli aspetti didattici e gli aspetti educativi, sia degli ambienti fisici rivisitati in chiave innovativa e moderna, sia degli ambienti digitali. È vero che non abbiamo ancora realizzato la scuola 4.0, però non possiamo dimenticare di aver attraversato un periodo terribile ed imprevedibile, non soltanto a livello comunale, ma a livello mondiale. Per quanto riguarda poi lo specifico in ambito di istruzione, il tratto che vorrà distinguere il nostro programma vede il suo coronamento nella realizzazione di quello che sarà il 6° ITS, Istituto Tecnico Superiore, a livello abruzzese, il primo in materia di biotecnologie agricole. Perché biotecnologie agricole? Perché siamo stati capaci di capire, e ora parlo anche un po' da imprenditore agricolo, quelle che sono le reali necessità del tessuto imprenditoriale agricolo pianellese. È vero che c'è bisogno di forza lavoro, ma è altrettanto vero che la forza lavoro non deve essere soltanto preparata dal punto di vista teorico, ma anche e soprattutto dal punto di vista pratico e professionale. È un dato di fatto che il giovane che consegue un titolo di studio in seguito alla frequenza di un ITS, nell'80% dei casi riesce ad immettersi nel mondo del lavoro entro un anno successivo al conseguimento di questo titolo. E questo è un dato assai importante. Ovvio che i giovani per noi hanno sempre rappresentato un grande punto di riferimento, non soltanto nello sport, perché se parlo di opere realizzate abbiamo il palazzetto, abbiamo il manto sintetico al Nardangelo, i giovani sono sempre presi in considerazione. Oltre questo, noi cerchiamo di guardare oltre, abbiamo fatto tanto, però sappiamo che possiamo ancora dare tanto e i giovani li abbiamo sempre presi in considerazione. Manella, come intendete intervenire sul sociale e sui servizi assistenziali? I servizi sociali sono la punta di diamante del nostro programma. Probabilmente la mia persona è stata scelta perché nell'ambito della mia vita sono stato sempre presente proprio nell'ambito sociale. La nostra è un'attenzione a chi è rimasto indietro, soprattutto dopo i tempi duri di cui parlava Francesco. Noi abbiamo avuto grandi difficoltà, e tutti, il paese e tutta la nazione un pochettino abbiamo subito un impoverimento. È necessario adesso dare una maggiore attenzione a veramente a chi è rimasto indietro. Come attraverso sostegno alle famiglie delle persone più disagiate, attraverso aiuti alimentari, attraverso la possibilità di riduzione di tasse e tributi per essi, alle famiglie numerose, è necessario. L'ambito sociale è fondamentale anche per quanto riguarda la crescita dei rapporti umani, che sono fulcro del nostro pensiero. La nostra amministrazione sarà un'amministrazione tra la gente e della gente, quindi è importante ricreare i rapporti umani. Non ghettizzare le fasce di età, ma il mio sogno è quello di una struttura polivalente e polifunzionale per bambini, ragazzi, giovani, famiglie e nonni insieme, per poter progettare, vivere insieme il loro tempo e per sognare cose belle nel crescere, soprattutto in questi rapporti umani. Pianella è un passo da Pescara, però ha una residenzialità, una vivibilità, quindi la socialità è fondamentale. Ma al di là di questi aspetti, fondamentale è anche l'aiuto alle famiglie, ad esempio, che hanno dei disabili a casa, che hanno dei malati. Noi vogliamo creare, anche nell'ambito di una cittadella della salute che andremo a creare, la possibilità di una telemedicina, la possibilità di aiutare chi ha anziani malati a casa. Soprattutto il progetto Dopo di Noi, che è un progetto volto proprio all'aiuto a queste famiglie, a creare possibilità che nei rapporti sociali, nei rapporti umani ci sempre sia più sinergia, soprattutto fra le fasce di età. È bello, è molto bello vedere un giovane che prende
tra le mani di una persona anziana e se la guarda negli occhi. Questo io voglio, voglio che nella cittadina che, se mi sarà possibile, andrò a governare insieme alla mia squadra, ad amministrare, i rapporti umani tornino al primo posto. Chiarieri, quali progettualità in merito al sociale e ai servizi assistenziali? Sì, mi è doveroso un passaggio a quanto è già stato fatto dalla nostra amministrazione, perché ribadisco, in pieno periodo pandemico Pianella è riuscita a vantare di un centro vaccinazioni che difficilmente in Abruzzo è stato ottenuto in altre città con caratteristiche simili, città al di sotto dei 10.000 abitanti, e questo centro vaccinazioni ci ha consentito di gestire al meglio la situazione pandemica di 2-3 anni fa. Oltre questo, Pianella è riuscita a portare, senza intaccare un centesimo alle tasche dei cittadini, un distretto sanitario di tutto rispetto che a breve vorrà diventare nel nostro programma una vera e propria casa della comunità, aggiungendo man mano vari servizi assistenziali che già oggi sono molteplici. Parlo ad esempio della possibilità di effettuare prelievi ematici in tutti i giorni feriali, la possibilità di prenotazione al CUP di vari servizi ospedalieri, ad altre possibilità che man mano si andranno estendendo. Da qui a qualche settimana avremo anche il servizio 118 H24, insomma una serie di accorgimenti che renderanno il tutto fruibile e disponibile alla nostra cittadinanza. Però se tanto è stato fatto, la nostra squadra, il nostro gruppo intende anche compiere un bel passo in avanti, inserendo nel nostro programma appunto la possibilità di avere Pianella come città amica degli amici, amica dei bambini e degli adolescenti, attraverso un programma lanciato da UNICEF e da Nazioni Unite, che in inglese si chiama Child Friendly Cities Initiative. È un programma che manifesta come il benessere dei minorenni sia termometro di una corretta e sana amministrazione e del buon vivere all'interno di una cittadina, all'interno di un paese. Adesso, come vi avevo anticipato, invertiamo l'ordine delle risposte per garantire la massima par condicio tra i due candidati a sindaco. Quindi ricominceremo da Francesco Chiarieri. Il turismo è stato tra i settori maggiormente colpiti dalla pandemia da Covid-19, quindi chiedo quali sono le vostre proposte per sviluppare e valorizzare il territorio di Pianella. Questo è assolutamente vero, non soltanto Pianella ha scontato gravi danni a seguito della pandemia che ha colpito un po' tutti noi. Vorrei ripartire un attimo da quello che era il progetto di cui parlavo all'inizio, Comunità Vestina dei Saperi e dei Sapori, perché attraverso questo progetto di riqualificazione e ristrutturazione di Palazzo De Caro e Mercato Vestino noi daremo davvero un colpo notevole alle nostre imprese, alle nostre strutture imprenditoriali locali. Perché dico questo? Perché se da una parte il Palazzo De Caro rappresenterà una meta culturale, dall'altra il Mercato Vestino potrà consentirci di ricreare quello che accade normalmente, per chi conosce Pianella questo lo sa bene, nelle sere del mese di agosto, quando abbiamo l'isola pedonale, tutto il periodo dell'anno. Quindi andremo a aiutare, incentivare le imprese locali, le attività di ristorazione, i bar, i commercianti della nostra Pianella, Ceratina e Castellana, tutti i giorni dell'anno. Sempre nel contesto del Mercato Vestino abbiamo idea di realizzare al piano terra una sorta di showroom di esposizione di tutti i prodotti tipici locali, e con l'aiuto della tecnologia andremo a dotare questo showroom di QR code che potranno, semplicemente inquadrandoli, condurre il turista che si trova a Pianella fino al punto vendita o addirittura fino all'azienda che produce quel prodotto per acquistarlo o semplicemente per capire come questo si ottiene. Abbiamo intenzione di ripristinare attraverso il progetto Vie Verdi Vestine una vecchia strada di campagna che collega Pianella alle due frazioni, Ceratina e Castellana, creando una pista cicloturistica che sarà destinata non soltanto ai più sportivi, che saranno ovviamente in grado di percorrere questa strada rurale, ma anche ai meno giovani, ai meno sportivi, perché doteremo questa pista di cicloturismo con delle colonnine di ricarica per biciclette elettriche. Quindi chiunque potrà avere accesso a questo percorso. Prevederemo delle soste presso punti di ristoro, presso le imprese locali, proprio per valorizzarne le produzioni e per valorizzare il nostro territorio, appunto. Manella, le vostre proposte per sviluppare e valorizzare il turismo a Pianella?
Dunque, la prima cosa per riportare i turisti a Pianella è senz'altro l'abolizione o la limitazione al massimo dell'autovelox, che purtroppo è stata una mannaia in questi ultimi anni per tutti coloro che vengono a Pianella. Il turismo veramente è stato per 10 anni il mio cavallo di battaglia negli anni in cui sono stato amministratore. Negli ultimi anni ho anche frequentato e promosso attività volte alla natura, e quindi è necessario puntare proprio su percorsi agroturistici. Noi abbiamo delle bellissime colline, come dicevo prima, che non hanno nulla ad invidiare ai paesaggi toscani o umbri, veramente colline dai quali noi ammiriamo la Maiella, il Gran Sasso, il mare, camminando fra le colline rigogliose del nostro paese. Quindi percorsi per running, per trekking, per passeggiate in bicicletta ed a cavallo, percorsi segnalati, mappati, che possono essere usufruiti anche da bambini, da famiglie, ma anche da esperti. Abbiamo una via cosiddetta di 4 laghi, che uniscono 4 piccoli laghi nel nostro territorio. E senz'altro questo è importante per portare gente a camminare a Pianella. Insieme a Loreto, Moscufo e Moscufo siamo il triangolo dell'olio, quindi è importantissimo creare una sinergia con loro per creare delle pubblicità, dei filmati e per divulgare questo nostro oro d'Abruzzo in campo nazionale ed internazionale. Io sono stato, dicevo prima, per 10 anni assessore alle attività produttive, membro del Consiglio nazionale delle città dell'olio. Mi sono speso tantissimo per portare l'olio insieme ai nostri produttori in tutta Italia ed anche all'estero. Voglio continuare a farlo tramite appunto l'utilizzo delle strutture poc'anzi dette del teatro, del mercato e del Palazzo dei Carro, proprio perché sempre più questi prodotti possano essere conosciuti. I prodotti, oltretutto, che noi abbiamo, che non sono solo l'olio, ma abbiamo caseifici, trasformazione di prodotti agricoli, vanno coniugati anche con i percorsi culturali del nostro paese, e soprattutto l'arte sacra, che abbiamo monumenti nazionali, e soprattutto una spinta in più per cercare di riportare il Polittico, opera importantissima oggi all'Aquila, a Pianella, creando un museo proprio dell'arte sacra. Sul turismo ci sarebbe da dire tanto, ma senz'altro voglio concludere con un aiuto sostanziale alle strutture che sono state colpite appunto dal Covid, dalla pandemia, diciamo. Il comune di Pianella, lo dico a beneficio di chi non lo sapesse, è un comune, un paese virtuale, virtuoso, perché per quanto concerne la raccolta differenziata dei rifiuti ha ricevuto dei riconoscimenti, ha raggiunto il 78%, quindi la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti, che è al di sopra della media nazionale. Quindi vi dicevo, un comune virtuoso, ma chiedo, ripartendo da Chiarieri, ci sono criticità invece da risolvere, ancora da risolvere, sia per questo settore aspetto o altri aspetti e settori che riguardano le competenze dell'amministrazione comunale? Sì, dico subito che Pianella già da qualche anno si distingue, appunto, come diceva lei prima, perché riesce ad ottenere una buona percentuale questo aspetto. Comuni Ricicloni è un programma molto interessante lanciato da Lega Ambiente, al quale Pianella tutti gli anni partecipa, e Comuni Ricicloni premia appunto quei comuni che riescono a distinguersi per ottenere una quantità di residuo indifferenziato bassa, al di sotto della soglia limite di 75 kg per abitante l'anno. Pianella, come comune rifiuti free, è abbondantemente al di sotto di questo dato, e questo ovviamente non è soltanto merito dell'amministrazione pubblica, ma anche e soprattutto del buon senso, del senso civico dei nostri concittadini. Se dovessi pensare ad una perplessità, e qui indosso di nuovo le vesti di imprenditore agricolo, dico che non parlando tanto di realtà medie o di grandi imprese agricole, parlo più che altro di piccoli agricoltori, di microimprese che si trovano il più delle volte a gestire i cosiddetti rifiuti speciali, che sono ad esempio i contenitori vuoti di fitofarmaci o i sacchi vuoti di concimi. Ecco, questi rifiuti speciali vanno gestiti in maniera particolare, non possono essere smaltiti come normali rifiuti domestici. Quindi se una media o grande impresa ha
un modo di gestirli correttamente, di smaltirli correttamente, questo non può essere detto, non possiamo dire altrettanto per i piccoli agricoltori. Quindi abbiamo già con la nostra amministrazione aperto un tavolo di confronto con la Regione Abruzzo, ci impegneremo, se gli elettori ce ne daranno la possibilità, per continuare su questo discorso, su questo aspetto, perché riteniamo che sia di primaria importanza, in quanto il piccolo agricoltore da solo non può sostenere i costi di smaltimento di questi rifiuti speciali, perché il gioco non varrebbe la candela. Magari arrivando a ottimizzare più agricoltori, più piccoli agricoltori che si occupano di agricoltura non per lavoro primario ma per hobby o per semplice passione, potremo dare una mano anche a tutti loro in questo senso. Ma nella gestione dei rifiuti ambiente cosa c'è da migliorare? Sono molto contento, veramente felice di aver partecipato all'amministrazione che ha introdotto la raccolta differenziata nel mio paese nel quinquennio 2008-2013. Veramente abbiamo avuto una grande intuizione a creare queste possibilità, che poi sono state, grazie, come ha detto benissimo, ci è stato detto, dai pianellesi. I pianellesi sono stati fortemente sensibili attraverso dei progetti di educazione a darsi da fare per differenziare nelle scuole, in tutti gli ambienti dove siamo riusciti a creare appunto questo sviluppo di sensibilità, e hanno dato una mano riuscendo ad arrivare appunto a quelle cifre che lei dice del 78%. Ma tutto è migliorabile, a parte i rifiuti speciali di cui state parlando, che chiaramente non ripeto, cui va la nostra massima attenzione, soprattutto anche al miglioramento delle isole ecologiche e soprattutto a quei punti, per gli ingombri, materiali di ingombro, per i rifiuti ingombranti, incentivare la raccolta periodica. Spesso, tutte le famiglie, abbiamo necessità di svuotare a volte le nostre cantine, le nostre rimesse, e a volte ci fa difficoltà pure smaltire questi ingombranti. Quindi incentivare periodicamente questi punti di raccolta. Altra piccola cosa è introdurre anche la raccolta differenziata nei luoghi pubblici tramite i cestini differenziati tra organico, plastica e carta. Il mio sogno sarebbe quello di portare anche delle macchine, come avviene in alcuni paesi del nord Italia o all'estero, di cosiddette macchine mangia bottiglie di plastica, cioè le macchinette in cui le persone portano esclusivamente le bottiglie di plastica, a volte anche con un piccolo premio. Sui rifiuti abbiamo lavorato tanto negli anni, nelle amministrazioni passate, anche quelle uscenti, non posso negare, quindi sicuramente va continuata su questa strada. E siamo alla conclusione, brevissimamente, perché i pianellesi dovrebbero votare proprio voi? Chiarieri, perché proprio lei? Sì. Allora, lo dicevo prima, il nostro progetto è un progetto di continuità, perché io sono parte dell'attuale maggioranza uscente, ma è un progetto che punta sempre al rinnovamento e manteniamo la stessa lunghezza d'onda in ogni tornata elettorale. Mi sento di dire che l'elettore che ci ha dato fiducia lo ha fatto a ragione, perché se riguardo il programma elettorale che abbiamo proposto ai nostri concittadini nel 2018, 5 anni fa, con l'allora gruppo Progetto Futuro, e lo riprendo in mano oggi, abbiamo raggiunto circa il 90% di promesse elettorali mantenute. Questo dato è un dato davvero straordinario per una collettività come Pianella, considerando, ripeto, che abbiamo attraversato dei periodi estremamente difficili, non soltanto pandemici, legati alla pandemia, ma anche alla crisi energetica, all'inflazione, ai costi esorbitanti che abbiamo subito noi tutti a livello nazionale e non solo. Dico anche che il nostro slogan ci identifica alla perfezione, abbiamo scelto di chiamare la nostra lista civica Insieme Oggi per il Domani, perché siamo convinti di questo fatto. Insieme Oggi lo siamo tutti nel nostro gruppo, ma insieme anche ai nostri concittadini, perché siamo convinti che è vero che è importante mantenere una parte esperta all'interno della propria compagine politica, ma è altrettanto vero che bisogna dare senso di rinnovamento. Siamo coscienti del fatto che i percorsi in solitaria non portano lontano, non portano da nessuna parte. Manella, perché dovrebbero i pianellesi votare proprio lei? La mia lista si chiama Amore per Pianella. Amore per Pianella è il nostro slogan, ma è la nostra realtà. Una squadra composta da professionalità, da persone che sono in politica
dal tempo necessario a coprire, a capire, a comprendere i veri problemi e ad essere atti a dare una mano a governare questo paese. Amore per Pianella è la lista numero uno con candidato sindaco Manella. Chiediamo di sceglierla perché? Perché significa riportare l'amministrazione tra la gente. Per troppo tempo l'amministrazione è stata arroccata in un torrino esclusivo di pochi. Punto di partenza è il cittadino, punto di partenza sono i punti di ascolto, basta con le file davanti alla stanza del sindaco, ma gli amministratori devono tornare ad ascoltare i bisogni tra la gente e con la gente. Nel mio programma io ho inserito una sera, sarò ospite delle famiglie che lo richiederanno, che lo vorranno, per ascoltare i loro bisogni, i bisogni della collettività, delle loro zone. Questo è fondamentale per noi, tornare ad essere in mezzo alla gente. È fondamentale ricostruire, come dicevo prima, i rapporti umani. L'amministrazione deve vivere tra la gente, non può essere arroccata in un torrino. Il sindaco è espressione, io vorrei essere il sindaco che ascolta, soprattutto che saluta ogni mattina i suoi cittadini, un sindaco a servizio tangibile della gente, un sindaco a tempo e solo a tempo per riportare democrazia e partecipazione. Il tempo a nostra disposizione è terminato, io ringrazio i candidati a sindaco di Pianella, Taddeo Manella, Francesco Chiarieri e tutti voi per averci seguiti, il regista Danilo Cinquino. L'appuntamento con le elezioni amministrative a Pianella e in Abruzzo 14 e 15 maggio. Arrivederci.